Salve carissimi cugini di scimpanzé, benvenuti in un nuovo anno, che spero passerete insieme allo zio Darwin. Sapete come si dice, a Natale siamo tutti più buoni, ma già il 26 dicembre è un altro giorno, figuriamoci il 14 gennaio, quindi perché non cominciare l'anno con un bell'argomento che a volte fa infiammare gli spiriti? Così, per scaldarci un po' in questo periodo freddo. Maschi contro femmine. Partiamo dal principio. Cosa distingue un sesso dall'altro e dove troviamo i sessi separati? Come già in passato, vi invito a non ragionare solo sull'uomo e gli animali, ma a guardarvi un po' intorno. I sessi separati, infatti, si trovano anche al di fuori del gruppo degli animali. Le piante, ad esempio, presentano sessi separati, anche se non per forza una singola pianta può essere di un sesso piuttosto che di un altro. Esistono piante che presentano entrambi i sessi. Alcuni funghi possono presentare cellule a sessi distinti, che possono riprodursi sessualmente solo con un'altra cellula del sesso compatibile. Di questi due gruppi vi parlerò sicuramente in altri video perché sono davvero molto interessanti, ma un po' snobbati, quindi meritano dei discorsi dedicati. Quel che però forse avrete capito è che i sessi separati si trovano in gruppi anche molto diversi, quindi dovremo trovare caratteristiche molto generali per dare una definizione di sessi separati in tutti i gruppi. La caratteristica che può racchiudere tutti è l'avere due tipi di gameti diversi, o cellule che si comportano come essi. I gameti sono cellule il cui compito è quello di portare a compimento la riproduzione sessuata. Per intenderci, nell'uomo i gameti sono la cellula uovo per le femmine e lo spermatozoo per i maschi, che unendosi danno origine allo zigote, la prima cellula di un nuovo individuo che si svilupperà poi successivamente nel feto e infine nel neonato. Queste due tipologie di gameti differiscono tra loro in quanto uno, generalmente detto maschile, è di diverse volte più piccolo rispetto all'altro e capace di muoversi, mentre l'altro, quello generalmente detto femminile, è più grande e immobile. Questa cosa è diversa nei funghi, in cui i due gameti sono molto simili, ma è valida per le piante, oltre che per gli animali. Come e perché, però, nel corso dell'evoluzione si sono sviluppate queste due tipologie di gameti, e quindi i sessi separati? Secondo un autorevole articolo scientifico scritto da Parker, Baker e Smith nel 1972, non fatevi ingannare dall'anno, anche se potrebbe sembrare un articolo vecchio, è tuttora valido. Inizialmente ci sarebbe stata isogamia, ovvero tutti i gameti sarebbero stati uguali e capaci di unirsi agli altri senza restrizioni. Sarebbero poi stati avvantaggiati simultaneamente sia gli isogameti che avessero cominciato a presentare dimensioni maggiori rispetto alla media, poiché fornivano una scorta di cibo iniziale maggiore allo zigote che si sarebbe sviluppato, che quelli che presentavano dimensioni minori rispetto alla media, perché questo gli avrebbe permesso di essere più veloci nel raggiungere i gameti più grandi. Questo avrebbe portato alla scomparsa degli isogameti di media dimensione e alla nascita di due differenti gameti che ancora oggi possiamo osservare. Il perché si siano sviluppati questi gameti così diversi è difficile da spiegare, ma la teoria di Dawkins del gene egoista dà una spiegazione a mio parere molto valida. Secondo Dawkins, infatti, la battaglia dei sessi sarebbe cominciata proprio qui. L'isogamete più grosso, come detto prima, fornisce una scorta maggiore di cibo allo zigote, perciò si potrebbe pensare che la tendenza evolutiva sia quella della crescita di tutti gli isogameti. Ma più l'isogamete è grande di dimensioni, meno sarà l'apporto di scorte necessario dall'altro isogamete che si unirà a formare lo zigote perché questo sopravviva. Perciò alla strategia, tra virgolette, onesta di quello che diventerà il gamete femminile si affianca quella, tra virgolette, disonesta del futuro maschile. Fare gameti più piccoli e veloci significherà non solo la possibilità di raggiungere prima i gameti grandi, ma anche poterne produrre di più e quindi avere potenzialmente più figli. Quindi i gameti piccoli avrebbero seguito la tendenza a diventare sempre più piccoli, veloci e numerosi per produrre il maggior numero di figli, mentre quelli grandi si sarebbero ingranditi ancora di più per compensare il sempre minor apporto dei piccoli. Da questo possiamo intuire il perché dell'antica lotta maschi versus femmine che vediamo tutti i giorni nel macroscopico. Le femmine, per non ritrovarsi da sole a crescere i piccoli, hanno sviluppato strategie molto varie per far sì che il maschio rimanga o che dia un contributo di qualche tipo alla crescita della prole, o per avere il tempo di scegliere un maschio per massimizzare le probabilità di avere una prole di alta qualità.
Solo per farvi qualche esempio curioso, in alcune specie di anatre della famiglia Anatidae, le femmine hanno evoluto un apparato riproduttore particolarmente convoluto, in modo tale che i maschi non possano accoppiarsi con loro all'improvviso e forzatamente, dando alla femmina la possibilità di scegliere il maschio con cui preferiscono avere i piccoli. Le mantidi religiose sono famose per il cosiddetto cannibalismo postnuziale, cioè l'atto in cui la femmina, al termine della copulazione, divora il maschio che l'ha fecondata, poiché ha bisogno di una grande quantità di proteine per la produzione di uova. A dimostrazione di ciò, le mantidi femmina da allevamento, che sono generalmente ben nutrite, spesso risparmiano il maschio. In vari pesci si è osservato che sono i maschi ad occuparsi delle uova fino alla schiusa, perché la femmina, dopo aver deposto la cellula uovo, scappa lasciando le uova fertilizzate per fecondazione esterna al maschio, cosa che avviene spesso in acqua nei casi in cui la fecondazione è esterna e che per ovvie ragioni non può avvenire sulla terraferma. Vari animali, tra cui anche alcune società umane, hanno sviluppato la monogamia. Mi è capitato di ascoltare discussioni su quale dei due sessi fosse migliore, quindi discussioni puramente soggettive, che cercavano di giustificarsi in maniera pseudoscientifica con frasi del tipo: in natura i maschi sono chiaramente il sesso forte perché hanno gli harem e sono più grossi e forti. Non è sempre vero, anzi. Oppure: le femmine sono talmente migliori dei maschi che certe specie possono riprodursi senza bisogno di loro. È vero, esistono esempi di partenogenesi, cioè femmine che riescono ad avere figli senza bisogno dei maschi, ma non possono andare avanti all'infinito così. E comunque in natura esiste anche l'androgenesi, anche se forse più rara, dove sono i maschi che riescono a riprodursi senza bisogno di femmine, anche questi non per numerose generazioni di seguito però. Un'altra cosa che mi è capitata di sentire è citare esempi di comportamenti animali di uno o dell'altro sesso per sostenere quanto il sesso opposto sia infame. Insomma, la battaglia dei sessi è sempre dietro l'angolo e ogni parte cerca di rivendicare la vittoria per sé. Ma la sostanza del discorso non cambia, e lo dico in quanto essere umano. Non possiamo fare a meno di un sesso o dell'altro, e non possiamo neanche oggettivamente decidere se un sesso è migliore di un altro. Quindi perché continuare a discriminarsi da entrambe le parti cercando di giustificarsi con la scienza? E a voi è mai capitato di sentire discussioni su quale sesso fosse migliore in cui si usassero nozioni vere o false di scienza? Fatemi sapere nei commenti. Fatemi anche sapere se avete qualche domanda o qualche argomento di cui vorreste che io parlassi. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, a condividerlo e a iscrivervi al canale. Grazie per aver guardato il video. Alla prossima!